Le carte di Smith, eccetera. Oggi ci occupiamo dei palettamenti. In realtà, nel caso delle turbine termiche, il fatto che quelli che sono elaborati, sia nei condotti statici che elettrodotti, ci sono dei flussi accelerati, quindi in cui il gradiente di pressione opera a favore del flusso, porta molti meno problemi di quelli che si hanno nelle schiere dei compressori assiali. In particolare, se ci occupiamo di dover costruire il palettamento della nostra macchina, dobbiamo quindi andare a definire la schiera. Come per i compressori, andare a definire la schiera significa andare a definire un profilo da utilizzare, una linea media per questo profilo, andare a definire una solidità e un angolo di stagger, andare a definire un'incidenza ottima su cui farlo. In corrispondenza del quale far lavorare il profilo e andare a stimare quella che è una deviazione in uscita. Assegnata l'incidenza della deviazione dagli angoli cinematici, possiamo passare agli angoli geometrici, dopodiché possiamo costruire la linea media del nostro profilo o la linea media del condotto e poi, dato il passo palare e data la corda e il profilo stesso, possiamo di fatti costruire la nostra schiera palare. Ora, difatti, se ricordate, quando abbiamo studiato i compressori assiali abbiamo utilizzato una correlazione per individuare un'incidenza di riferimento da utilizzare nelle condizioni di esame, poi abbiamo utilizzato un'altra correlazione per la stima delle deviazioni e poi un criterio di carico per la scelta appunto della solidità, quindi assegnata la corda, determinare il passo palare e la distanza tra le varie parti. Nel caso delle turbine tutto è molto semplificato in realtà. Per quanto riguarda l'incidenza, si è soliti adottare nelle turbine delle pale cosiddette a naso o testa grossa, cioè in realtà piuttosto espessive verso il bordo di attacco. Il punto di massimo spessore è riportato verso il bordo di attacco della pala. Questo assicura, si è visto sperimentalmente, che questo tipo di profili sono piuttosto insensibili all'incidenza del flusso. All'incidenza con cui il flusso arriva sulla pala stessa, sull'ingresso del conduttore. Cioè, qui sono riportati in questo diagramma gli andamenti, diciamo, delle perdite di urto, di imbocco al condotto, stimate schiera ad azione, schiera a reazione, questo è il rapporto. Valutate, misurate al variare dell'incidenza con cui il flusso arriva sulla schiera. Vedete che in realtà facendo variare l'incidenza anche di tanto rispetto a quella che è l'incidenza nulla, quindi quella che normalmente utilizzeremo per le condizioni di progetto, queste perdite di imbocco in realtà variano molto poco. Cioè l'utilizzo di questo tipo di profili che in qualche modo sono disegnati per far accelerare il flusso in maniera continua da quando stanno all'esterno fino a quando il flusso stesso entra all'interno dei condotti, qualunque sia l'angolo di incidenza, o meglio, per un range di incidenza è molto ampio, fa sì che i fenomeni di distacco della vena sul naso stesso del profilo, sul bordo di attacco, sono ridotti al minimo e che quindi il profilo stesso diventi, ripeto, anche quando l'incidente, questo. I problemi di stacco della vena sono ridotti al minimo anche quando abbiamo incidenze piuttosto forti del flusso all'ingresso del condotto rotorio. E quindi per l'appunto queste schiere di turbina in realtà risentono molto poco dell'incidenza per quanto riguarda le perdite di urto. Uno stesso profilo quindi può essere calettato in maniera differente dando luogo ad incidenze del flusso d'ingresso anche alle condizioni di progetto molto elevate, senza che questo si paghi in termini di perdite di efficienza. Le perdite di urto quindi sono poco sensibili a quella che è l'incidenza effettiva del flusso d'ingresso. Questo sia per le schiere ad azioni, vedete qui questo fattore di perdita varia molto poco, resta praticamente costante ad esempio per la pala a reazione quando l'incidenza varia dai 10 gradi in più fino a incidenze di meno 20 gradi rispetto al punto di esame. La pala ad azione invece è un pochino più sensibile, ma comunque restano piuttosto limitate le perdite, soprattutto
soprattutto quando ci muoviamo verso le incidenze negative. Un'altra cosa interessante che ci mostra questo grafico, qui portate le condizioni di prova e le tipologie della scheda, è che l'angolo cinematico misurato all'uscita sia per la palla a reazione che la palla d'azione, in realtà anche esso è molto poco sensibile all'incidenza del flusso, mentre se andate a rivedere le correlazioni di Laplace che abbiamo utilizzato per i compressori, la deviazione, l'angolo quindi di uscita effettivo dalla schiera di un compressore assiale, è molto sensibile anche all'angolo d'ingresso. In questo caso, variando l'incidenza, quest'angolo varia pochissimo, resta praticamente costante. L'angolo geometrico costruttivo nominale è 50 gradi, guardate, la palla reazione è poco sotto i 48 gradi, la palla d'azione un po' meno, diciamo grosso modo saremo a 46-47 per il profilo di reazione, 45 gradi per la palla ad azione. Cioè, non solo l'angolo di uscita cinematico è poco sensibile alle condizioni di incidenza, all'angolo di incidenza con cui il flusso entra all'interno della nostra schiera, ma è anche molto vicino in realtà ai 50 gradi costruttivi. Questa è un'altra caratteristica importante nelle turbine, in effetti, e che semplifica molto il progetto delle turbine. Sono stati fatti diversi studi sperimentali, quelli classici che vengono citati in tutti i testi sono quelli relativi di angoli e mezzi sono sulle turbine a vapore e di Sawyer sulle turbine a gas. Ad esempio, Henley e Madison valutano in funzione dell'angolo geometrico previsto all'uscita della schiera quello che vanno a misurare quelli che sono gli angoli cinematici effettivi. Beh, se vedete, questa è praticamente una bisettrice l'andamento che trovano, lo spostamento tra l'angolo di uscita, quindi l'angolo che noi siamo abituati a chiamare cinematico, l'angolo di uscita effettivo con cui il flusso abbandona la schiera, e l'angolo geometrico, quindi quello che sarebbe cinematico nel caso di schiere infinite palle, in realtà vedete la differenza tra i due angoli è sempre di pochi gradi. Questo trovato da Henley e Madison su studi fatti sulle turbine a vapore, confermato da Sawyer su studi fatti da turbine a gas. In realtà abbiamo una deviazione del flusso all'uscita della schiera, quindi il nostro angolo delta è maggiore di zero. Questa deviazione è tale da rendere il flusso sempre un pochino più assiale rispetto a quello che ci potremmo aspettare guardando la geometria. Però se poi andiamo a valutare quest'angolo di deviazione delta rispetto alla deflessione cinematica complessiva che il flusso ha subito attraversando la schiera palare, beh, in realtà questa deviazione è sempre percentualmente molto poco importante. Quei pochi gradi rispetto invece alle decine di gradi per cui viene deflesso il flusso, decine e decine di gradi per cui viene deflesso il flusso attraversando una schiera palare, fa sì che in realtà spesso nel calcolo preliminare la deviazione del flusso all'uscita delle schiere acceleratrici, quindi delle schiere per utilizzare le turbine a gas o a vapore, possa essere trascurata. Noi fin d'ora, trattando le macchine operatrici, siamo sempre stati bene attenti a distinguere tra angoli cinematici e angoli geometrici. Ripeto, nel calcolo preliminare delle turbine, in prima approssimazione, in realtà possiamo assumere gli angoli cinematici di uscita congruenti con gli angoli geometrici di uscita. Quindi ritornare all'approccio che avevate nel corso di macchine, in realtà, per quanto riguarda il disegno di gara. Questo facilita molto in realtà il progetto preliminare delle turbine assiali, perché se lo accoppiamo con il fatto che il profilo stesso è poco sensibile all'incidenza del flusso, quindi non per forza un certo profilo deve essere montato in schiera in maniera tale da avere incidenza nulla, l'incidenza anche può essere di diversi gradi senza comportare un dazio per quanto riguarda le perdite di urto, significa che schiere palari di turbine possono essere costruite prendendo un profilo e montandolo in schiera in maniera tale da innanzitutto da avere un certo angolo di uscita geometrico, quindi facendolo ruotare, cambiando il suo angolo di stagger, quel caso ad esempio di profili con angolo di stagger 43, 48, 49, 54, a cui corrispondono angoli di uscita differenti,
per quanto riguarda il flusso, angoli geometrici, che corrispondono a quegli angoli cinematici che noi vogliamo ottenere dal disegno dei triangoli delle velocità. Quindi banalmente, ruotando i nostri profili in maniera opportuna, ruotando il nostro profilo in maniera opportuna, possiamo ottenere quegli angoli di uscita che noi desideriamo. Ruotandolo ovviamente cominceremo ad avere incidenza per quanto riguarda il flusso in ingresso, ma di questo non ci preoccupiamo perché abbiamo visto che per le turbine in realtà l'incidenza non porta a un aggravio per quanto riguarda le perdite di urto. Quindi con un profilo solo in teoria possiamo costruire tantissimi tipi di schiere palari, semplicemente, ripeto, andandolo a calettare in maniera opportuna, in maniera da ricostruire, da ottenere fondamentalmente quell'angolo cinematico in uscita a cui siamo interessati, disinteressandoci di quella che poi diventa un'incidenza del flusso d'ingresso. Resta nella costruzione delle pale il problema della scelta della solidità. Quindi in genere, come per i compressori assiali, nella progettazione della turbina noi partiamo da un allungamento, quindi da un rapporto tra altezza della pala e corda, calcolata B in base a quella che è la portata smaltita, perché magari abbiamo assegnato un coefficiente di flusso e quindi abbiamo una componente meridiana delle velocità, ci ricaviamo L. In base al criterio di carico andremo a disegnare il passo, a ottenere quello che è il passo palare da utilizzare. Quindi andiamo a scegliere il numero di pale e andare a determinare la solidità e quindi il passo palare. Criteri di carico per le turbine ce ne sono diversi, che in realtà danno tra di loro risultati non proprio concordi. A seconda che si utilizzi il criterio di carico di Zweifel, di Troppel o di Hanley, le cose possono cambiare parecchio. Io vi riporto qui quello storicamente più importante, che è il criterio di Zweifel, che in realtà è stato determinato sempre sulla base di valutazioni di quelle che sono le perdite energetiche associate a schiere poste in opera, quindi andando ad analizzare il funzionamento di stati di turbine, in particolare andando ad analizzare il funzionamento di stati della turbine della Brown-Boveri. Beh, c'è stato Soderberg che sulla base dei risultati sperimentali ottenuti ha elaborato un criterio di carico, detto criterio di Zweifel, dove fondamentalmente si definisce un coefficiente aerodinamico che in qualche modo tiene conto di quelle che saranno le accelerazioni e decelerazioni che il flusso subirà attraversando il condotto rotorico. Secondo Soderberg l'efficienza della schiera è massima quando questo coefficiente aerodinamico, che dipende dagli angoli cinematici in ingresso e in uscita alla schiera, dalla velocità iniziale e finale rispetto alla schiera, e dipende dalla solidità riferita, come in realtà stiamo facendo sempre per le turbine assiali, non alla corda del profilo ma alla cosiddetta corda assiale, quindi non a L ma ad LA, all'ampiezza della corona nel senso assiale della macchina. Bene, secondo questo criterio, che è valido soltanto in realtà per flussi a basso numero di macchia, quando questo coefficiente vale 0,8, questa è la condizione che ci assicura le minime perdite energetiche nell'attraversamento del flusso, nell'attraversamento della schiera da parte del flusso. Dal nostro punto di vista, questo criterio ci servirà, come al solito, a segnare i triangoli delle velocità ingresso e uscita della schiera. Quindi, se stiamo per la schiera statorica, considerando la schiera statorica, noi qui avremo una C in ingresso e una C in uscita, velocità assoluta, l'angolo alfa 0 e l'angolo alfa 1. Se sarà la schiera rotorica avremo W1, W2, beta 1, beta 2. Comunque avremo i triangoli delle velocità basati sulle considerazioni, sull'utilizzo in realtà della formula di Euler. Noi utilizzeremo questo criterio per andarci a calcolare una solidità ottimale. In particolare poi in questo grafico vedete riportati, elaborato sulla base delle analisi sperimentali fatte da Zweifel, vedete riportati quelli che è una solidità
ottimale da scegliere, sempre nell'avviso solidità calcolata considerando la corda assiale LA, non la corda effettiva del profilo, in funzione dell'angolo cinematico di ingresso e di uscita rispetto alla nostra schiera. Quindi c'è un alfa 0, qui il diagramma è costruito facendo riferimento a una schiera statica, c'è un angolo alfa con 0, c'è l'angolo alfa con 1 desiderato all'uscita, si può tramite questo grafico oppure tramite questa correlazione andare a valutare quella che è la solidità ottimale da utilizzare. Ripeto, poi ci sono anche altri criteri che trovate in letteratura, i risultati che vi danno l'utilizzo di ognuno di questi tre criteri in realtà può essere abbastanza differente. Nella realtà dei fatti poi ogni casa costruttrice ha un proprio criterio di ottimizzazione che viene ben chiuso nel cassetto. Che profili si utilizzano nelle turbine? Beh, se andiamo un po' indietro con le lezioni vi ho già mostrato questo tipo di profili, ve li riporto giusto per completezza in questa parte del corso. Profili per stadi a reazione, in particolare della serie NACA, abbiamo la 3K7 oppure BE e A pedice 1 per quanto riguarda i profili ad azione. Possono essere utilizzati o con la linea media prevista, quindi facendo quel gioco dell'orientamento del profilo di cui accennavo prima, oppure possono essere utilizzati per andare a rivestire, come abbiamo fatto con i NACA 65 per i compressori, si può andare a utilizzare la legge di variazione dello spessore per andare a rivestire una certa linea media circolare o parabolica che andiamo a disegnare noi stessi. Profili cosiddetti convenzionali, profili inglesi, la serie T6 che si utilizza per le turbine, qui viene dato di fatto soltanto l'andamento dello spessore, sempre in percentuale rispetto alla linea, a dimensionalizzati rispetto alla corda, sono utilizzati in questo caso proprio per andare a rivestire delle linee medie che noi disegniamo, sempre o ad arco di cerchio come abbiamo fatto con compressori o con qualche formula un po' più complessa per ottenere un certo angolo geometrico in ingresso e in uscita del profilo. Questi profili, per come sono fatti, hanno la particolarità che di fatti, soprattutto se si utilizzano le linee medie paraboliche, l'estradosso, quindi quell'estradosso che otteniamo andando a curvare quell'andamento degli spessori attorno alla nostra linea media, diventa di fatti rettilineo. Questo è un motivo storico per cui, non so se ci avete fatto caso, ad esempio in questa slide, l'angolo di uscita geometrico, quindi quest'angolo beta 2g misurato rispetto alla direzione periferica, in realtà poi è misurato quasi sempre considerando il rapporto tra quella che è l'ampiezza di questa sezione ristretta all'uscita del canale accelerante dell'espansore rispetto al passo palare, perché se questo tratto è rettilineo, di fatti l'angolo beta 2g, questo diventa un triangolo rettangolo, se facciamo il rapporto tra il cateto A e l'ipotenusa T, questa corrisponde al seno dell'angolo costruttivo della pala. Questo è vero appunto se questo tratto è effettivamente rettilineo. Da questo poi si sviluppa appunto la consuetudine andare a misurare l'angolo geometrico di uscita andando a considerare proprio questi due parametri. In genere abbiamo a che fare con palettamenti che sono con canali che sono semplicemente convergenti. Qui abbiamo la sezione ristretta del nostro condotto rotorio, il rapporto A sul passo palare è proporzionale a quello che è l'angolo costruttivo all'uscita del profilo stesso. Anche nell'immagine di prima, se andate a vedere, in realtà proprio gli angoli di design sono calcolati sempre facendo riferimento, qui si vede bene che lo sviluppo del profilo che si ottiene di fatti rettilinei sono sempre calcolati considerando il rapporto tra l'ampiezza del canale alla sezione di uscita rispetto a quello che è il passo palare. Ma
macchina d'azione, che sarà il caso che tratterete domani in esercitazione, appunto, si possono utilizzare o dei profili studiati ad hoc per quanto riguarda le varie d'azione, ad esempio questo è l'andamento degli spessori. Vedete, tende ad essere, avere un naso veramente molto pronunciato. Ricordate, tenetela un attimo a mente per l'immagine. Normalmente le nostre macchine d'azione, appunto, andiamo a realizzare delle pale d'uncino, di la forma a ricordare molto bene, devono essere tali da avere gli angoli beta 1 e beta 2, così come li abbiamo definiti a lezione, uguali tra di loro, come costruzione di queste forme. Spesso vengono utilizzati tramite un mix di archi di cerchio e di lati rettilinei. Ripeto, questo poi lo farete proprio a lezione, durante l'esercitazione, in cui giocando sulla posizione dei centri del centro di un cerchio andrete a disegnare due archi, uno a raggio più grande e uno di raggio più piccolo, che ci individueranno appunto quello che è l'intradosso e l'estradosso della nostra pala robotica. Vedrete poi che il disegno sarà completato appunto utilizzando dei tratti neutri rettilinei. Difatti il canale rotorico effettivamente è quello che parte da qui, questa è la sezione ingresso, esce da qui e termina qui, questa è la sezione uscita. Per quanto riguarda il disegno della pala, spesso nelle macchine d'azione abbiamo a che fare con flussi ad alta velocità, perché tutto il salto entalpico è convertito nei condotti statorici, quindi probabilmente all'uscita del condotto statorico abbiamo convertito tanto salto entalpico in energia cinetica, probabilmente avremo un flusso supersonico in uscita dallo statore. O in altri termini, il rapporto tra le pressioni che abbiamo smaltito a causa del nostro condotto statorico è tale da essere il rapporto di espansione inferiore a quello critico. Quindi abbiamo flussi supersonici in uscita dallo statore. Per quanto riguarda l'ingresso al rotore, dobbiamo andare a valutare le velocità relative, ma la probabilità di avere un flusso in ingresso al rotore, quindi un flusso relativo in ingresso, supersonico è molto alto. Allora, se abbiamo un flusso supersonico, come abbiamo visto quando abbiamo fatto un po' di richiami di gas dinamica, conviene avere un disegno a spigolo vivo. Effettivamente nel disegno della pala d'uncino manterrete questa forma. Semplicemente poi andrete un po' a smussare per motivi costruttivi proprio sul bordo d'attacco. Quindi flusso in ingresso supersonico, in ingresso alla schiera, manterrete quella forma a spigoli vivi. Se viceversa avete un flusso subsonico, un numero di Mach 0809, calcolato con le nostre limitazioni monodimensionali, quindi ci dà un valore medio, non certo gli andamenti locali, allora conviene avere dei disegni più affusolati, come avviene sempre nel caso dei flussi subsonici. Quindi qui in realtà andrete a smussare con un bel raccordo, in maniera appunto di avere un bel profilo affusolato con cui il flusso va a interagire quando entra all'interno dei condotti rotorici. Difatti, se tenete a mente questa forma, questo profilo adatto per stadi ad azione della serie Naga, in realtà questo è un profilo adatto per stadi ad azione che funziona in regime subsonico. Vedete, molto infusolato, immaginate di andarlo a curvare attorno a un arco di cerchio, ad esempio, otterrete proprio un disegno simile a questo. Quindi un naso piuttosto grosso, al centro dell'arco di cerchio avete il massimo spessore del profilo e poi avrete una coda che si dilunga abbastanza. Il motivo per cui spesso le palatazioni sono prolungate tramite questa coda è perché si è visto sperimentalmente che prolungando un pochino i condotti rotorici con dei segmenti, con dei tratti neutri, quindi banalmente qui stiamo prolungando seguendo quelle che sono le tangenti e bordi di uscita, quello che si ottiene è un flusso meglio guidato, quindi la deviazione effettivamente è trascurabile.
Per quanto riguarda in questo caso appunto, la pala d'azione al 90%, forse potremmo dire al 100%, avrete flusso supersonico in uscita dal condotto statorico, il condotto statorico invece dovrà essere disegnato come un condotto convergente divergente, che si potrà anche qui andare ad utilizzare dei profili ad hoc che ci aiutano a ottenere un andamento convergente divergente, oppure lo andiamo a disegnare disegnando fondamentalmente il divergente, individuando una sezione di ingresso, una sezione di uscita, un angolo di divergenza accettabile che è sempre piuttosto limitato, perché anche se il flusso è accelerato non possiamo chiedere un'espansione troppo forte per non avere distacchi della vena, quindi lo dobbiamo guidare man mano la variazione della sezione. Quindi questi angoli di divergenza minori di 10, questa apertura del divergente minore di 10 gradi, se no appunto anche se il flusso è accelerato corriamo il rischio di distacco della vena fluida, che non sia più la geometria a guidare il flusso. E poi lo andiamo a piazzare rispetto alla direzione assiale in base a quello che è l'angolo alfa con 1 che vogliamo che il flusso abbia in uscita dallo statore e quindi in ingresso al rotore. Angoli alfa con 1, vi ricordate, abbiamo detto che sono in genere molto piccoli, perché più sono piccoli migliore è il rendimento della macchina, sia il total to total che il total to static. Anche questo poi andremo a disegnarlo durante l'esercitazione. Piccolo excursus sull'architettura delle macchine. In realtà qui ritrovate delle relazioni identiche a quelle che vi ho già mostrato per quanto riguarda i compressori, macchine multistadio. Cioè, consigliamo di avere a che fare con una macchina multistadio, cosa che spesso capita trattandosi di macchine assiali. Abbiamo una portata massima, abbiamo quindi un salto in tappio che andremo a dividere tra più stati consecutivi. L'idea è quella di andare a utilizzare degli stati geometricamente simili tra di loro, quindi con stessi identici rapporti di forma e che lavorino in punti corrispondenti, quindi stessi parametri dimensionali. In particolare per quanto riguarda il progetto abbiamo visto, noi abbiamo ragionato in termini coefficiente di lavoro, coefficiente di flusso e grado di reazione cinematica. Ora, ci possiamo... Qui vi ho fatto il caso, consideriamo la portata massima smaltita da ogni stadio, facendo riferimento a quelle che sono le condizioni all'ingresso della girante, quindi pedice 1 fa riferimento all'ingresso girante, consideriamo una certa componente meridiana, una certa sezione di passaggio, stimata come pi greco per il diametro medio della pala per l'altezza di pala B, quindi dm è il diametro medio della nostra, il diametro alla mezzeria della pala, via l'altezza di pala. Se vogliamo mantenere, esprimere tutto in funzione dei fattori di forma e dei parametri dimensionali, otteniamo, come abbiamo già fatto per i compressori, questo tipo di relazione, dove compare la velocità U, compare il rapporto di forma altezza di pala sul diametro medio della girante, che è il rapporto di forma che noi stiamo utilizzando per caratterizzare le macchine assiali, compare il coefficiente di flusso. Fondamentalmente questa relazione possiamo scriverla per ogni stadio, la portata massica elaborata la riteniamo costante, rielaborando troviamo che l'inverso della densità, o meglio il volume specifico, se riteniamo che il rapporto di forma B su dm non vari stadio per stadio, ovviamente gli stadi sono calettati, fanno riferimento tutto allo stesso albero e quindi ruotano alla stessa velocità omega, beh, c'è poco da fare. Se vogliamo stadi che funzionano in punti corrispondenti, quindi con lo stesso valore del coefficiente di flusso, il volume specifico deve variare in maniera deve variare con la terza potenza della velocità periferica, o meglio, nella turbina il nostro gas, il nostro vapore espande, quindi stadio per stadio avremo volumi specifici sempre più grandi o densità sempre più piccole se le vediamo all'inverso.
Se vogliamo quindi progettare ad esempio gli stati ripetuti geometricamente simili tra di loro, gli stessi fattori di forma che funzionano con gli stessi parametri adimensionali in punti corrispondenti, la velocità periferica deve variare con la radice cubica del volume specifico. Ragionamento che abbiamo già fatto con, in maniera identica per gli impressori. Questo ci porterebbe ad andare a disegnare degli stati in cui in realtà, visto che omega è segnale, è assegnata, il diametro vari in maniera proporzionale alla radice cubica del volume specifico, nel nostro caso all'ingresso dell'arginante. Quindi questo significa che dobbiamo andare a seguire, a ipotizzare una linea di espansione che il fluido subirà attraverso i vari stati della macchina e andare a dimensionare ogni stadio in funzione di quello che è il volume specifico e meglio in questo caso abbiamo l'ingresso della girante appunto di ogni stadio. Questo significherà, visto che stiamo ragionando con stati funzionanti in punti corrispondenti, stessi parametri dimensionali, il coefficiente di lavoro è il lavoro smaltito fratto la velocità periferica al quadrato, siccome la U varia con la radice cubica del volume specifico, ogni stadio in realtà andrà a smaltire un lavoro di palettatura diverso in questo caso. Un salto in tabio che è proporzionale al volume specifico del gas, del fluido che lo stadio elabora, elevato a 2/3. In questo caso poi il dimensionamento della macchina diventa piuttosto complesso perché in realtà se ogni stadio elabora un lavoro di palettatura differente da quello che elaborano gli altri, perché sta lavorando in realtà con una I, una U differente, a priori non è così immediato andare a stabilire quanti stadi saranno necessari per smaltire un certo salto in tabio se seguiamo questo tipo di legge. Poi nei compressori abbiamo visto che le cose venivano abbastanza semplificate, si ragionava con corpi in cui il diametro della girante veniva mantenuto costante e si variava invece l'altezza di pala, quindi si variava un rapporto di forma tra girante, tra stadio e stadio. Le turbine sono macchine un po' più particolari, in genere vengono progettate ad hoc per la realizzazione. Qui si fanno delle scelte diverse, per vari motivi, io vi ho riportato solo degli esempi. In genere gli stati di reazione utilizzati soprattutto nel corpo di alta pressione sono stati che vengono progettati effettivamente con rapporto B su DM costante, quindi il diametro medio della girante, delle varie giranti va crescendo man mano che il flusso espande attraverso la nostra macchina. Media e bassa pressione spesso si utilizzano geometrie con diametro interno delle palettature costanti. Stati terminali, quindi le zone effettivamente di bassa pressione, immaginiamo soprattutto appunto le turbine a vapore, a condensazione, ma non solo, ci sono esempi simili anche per le turbine a gas, invece vengono progettati con diametro medio costante. Quindi in realtà poi l'aumento di portata volumetrica dovuto all'espansione del fluido di lavoro viene compensata praticamente tutta facendo variare l'altezza della pala della turbina di ogni stadio che si susseguono. Ora, le nostre turbine assiali, come già sapete, abbiamo già detto, fondamentalmente sono utilizzate principalmente negli impianti a vapore e negli impianti turbogas. Queste sono le due applicazioni principali di questa tipologia di macchine. A meno che non ci siano applicazioni un po' più di nicchia, magari non di potenza elevatissima, in cui la turbina è utilizzata in realtà come motore per trascinare ad esempio un compressore o qualcos'altro, una soffiante o qualcos'altro.
Ora, se noi facciamo riferimento alle applicazioni principali, quindi generazione dell'energia elettrica in impianti a vapore o in impianti turbo gas, in genere abbiamo a che fare con macchine in cui la velocità di rotazione è bloccata, perché la turbina appunto serve a ottenere il lavoro meccanico, serve a muovere un alternatore, le potenze in gioco in genere sono tali che non possiamo permetterci di mettere dei moltiplicatori o di riduttori di velocità tra turbina ed alternatore, il collegamento è diretto, perché altrimenti il rendimento dell'accoppiamento meccanico porterebbe ad avere perdite di potenza non accettabili per queste tipologie di impianti. Se l'accoppiamento è diretto e abbiamo a che fare con potenze da smaltire grandi, c'è poco da fare. Utilizziamo degli alternatori a 5 a 2 o 4 voli al massimo. Quindi la turbina è obbligata a girare o a 3 in Europa o a 3000 giri minuto o a 1500 giri minuto. Queste sono le scelte che abbiamo. Se utilizziamo 3000 giri minuto è decisamente meglio, perché l'alternatore è più semplice e più economico. Quindi in genere le velocità di rotazione sono bloccate. I salti entalpici che andiamo a smaltire per entrambe le tipologie, turbine a vapore o turbine a gas, sono molto elevati, non sono compatibili con i salti entalpici smaltibili da un singolo stadio, che abbiamo valutato andando a considerare appunto quelle che sono le performance di uno stadio d'azione o a reazione, quello che è il massimo lavoro che ci possiamo aspettare in funzione della velocità periferica. Quindi abbiamo in genere a che fare con macchine multistadio, sia le turbine a gas che le turbine a vapore. La differenza è che in genere nelle turbine a gas, con pochi stadi, quindi normalmente con un singolo corpo macchina, riusciamo a smaltire tutto quanto il salto entalpico che abbiamo a disposizione. In genere le turbine a gas presentano dai 3 ai 6 stadi a seconda delle applicazioni. Turbine a vapore la situazione è molto più complessa, perché in realtà, qui vi ho riportato il caso limite, pianto a condensazione in cui il vapore espande da 250 bar fino a 0,05 bar, abbiamo un condensatore che ci dà la pressione all'uscita della turbina, quindi siamo in sottovuoto in realtà all'uscita della turbina. La temperatura passa dai 600 ai 30 gradi in queste condizioni. La variazione delle proprietà termodinamiche del nostro flusso di lavoro sono elevatissime, il salto entalpico che andiamo a sfruttare è elevatissimo, possono servire decine di stadi per andare a sfruttare questo salto entalpico, considerando i limiti che abbiamo sui lavori scambiabili da ogni stadio. Quindi in genere le turbine a vapore, insomma quelle che effettivamente sfruttano salti entalpici piuttosto grandi, sono turbine multicorpo che hanno una configurazione cosiddetta di turbina mista, dove ogni corpo può essere costituito da diversi stati, anche più di 10. Il problema che abbiamo con questo tipo di macchina qui c'è l'esempio di una turbina mista, in realtà piuttosto semplice, fatta da un corpo di alta pressione, tra virgolette, seguito da un corpo a reazione. Il problema che possiamo avere è che effettivamente quando andiamo a elaborare del vapore d'acqua, problema tipico delle turbine a vapore, non solo i salti entalpici sono enormi da smaltire, quindi tantissimi stati per smaltirli, ma le caratteristiche del flusso di lavoro sono totalmente diverse tra quella che è la condizione di partenza, appunto vapore a 250 bar e 600 gradi, e quelle che sono le condizioni di arrivo, vapore a 5 centesimi di bar e a 30 gradi. In particolare, quello che varia tantissimo è il volume specifico. Quello che varia tantissimo quindi è la portata volumetrica tra la condizione di ingresso e la condizione di uscita. Difatti, che succede? All'ingresso quasi sicuramente avremo bisogno di organizzare la nostra macchina prevedendo l'utilizzo di una ruota che sia parzializzabile, perché la portata ad andare a smaltire all'inizio è talmente piccola, una portata volumetrica, che in realtà rientriamo in quei limiti che abbiamo studiato la volta scorsa, per cui è meglio andare ad adottare una ruota parzializzata, che ci permette di andare a sfruttare portate molto piccole
portate volumetriche molto piccole, sto parlando di portate volumetriche, eh? Chiaro che la portata massima smaltita la utilizziamo costante attraverso tutta la macchina. Quindi possiamo andare a parzializzare la macchina andando a costruire uno stadio che comunque abbia delle altezze delle palette, un'altezza delle palette abbastanza buona per poter avere un rendimento accettabile. Tra l'altro la scelta della parzializzazione ci comporta l'utilizzo di una macchina d'azione. Le macchine d'azione sono quelle che sono in grado di smaltire a parità di velocità periferica i salti entalpici più alti e quindi ci fa raffreddare a piuttosto velocemente quello che è il nostro vapore, facendolo scendere già con la prima rotazione di pressione e di temperatura. Terzo vantaggio, se la ruota è parzializzata, è parzializzabile. Ricordate, la parzializzazione significa che non andiamo a alimentare tutti i 360 gradi della nostra corona, ma soltanto una porzione di ugelli. Se noi immaginiamo di poter regolare la porzione di corona, quindi di andare a variare il grado di parzializzazione, e lo si può fare appunto banalmente aprendo o chiudendo dei condotti statorici che vanno a alimentare la ruota stessa, questa è una tecnica che possiamo andare a utilizzare per regolare la potenza che ci darà la macchina, perché in questo modo andiamo a variare quanta portata la macchina sta elaborando. Quindi il vantaggio di andare a mettere in testa alla nostra turbina una ruota ad azione, sia essa ad azione semplice come quella che abbiamo studiato o più complessa come una ruota a salti di velocità, in realtà abbiamo una serie di vantaggi. Ripeto, il primo, quello che effettivamente riusciamo ad avere delle altezze di pala accettabili anche in condizioni di inizio delle espansioni estreme per quanto riguarda la portata da elaborare. Velocemente abbiamo che questo tipo di ruota sono quelle che ci elaborano il maggior salto entalpico possibile rispetto alla velocità periferica e quindi ci fanno diminuire velocemente pressione e temperatura, e in più ci permettono di regolare la potenza della macchina non andando a cambiare le condizioni termodinamiche del fluido all'inizio dell'espansione, quindi andare a spostare il punto di inizio dell'espansione, ma andando a variare semplicemente la portata. Questo significa che tutti i triangoli delle velocità che si vanno a costruire restano invariati a valle, quindi in realtà il rendimento della macchina non è che non ne risente, perché ne risentirà comunque, ma non ne risente tantissimo. Tra l'altro, siccome lo stadio ad azione si trova appunto all'inizio di tutta quanta quella che sarà la linea di espansione che il nostro vapore segue all'interno della turbina, è vero che gli stadi ad azione hanno un rendimento più basso rispetto a quelli degli stadi a reazione, come abbiamo visto, però questa è una turbina, in realtà il rendimento isentropico è maggiore del rendimento politropico. In realtà andiamo a giocare sul fattore di recupero che avremo durante la linea di espansione, per cui recupereremo una parte significativa delle perdite energetiche che abbiamo avuto in testa nella prima fase della linea di espansione stessa. Quindi in realtà poi il basso rendimento dello stadio ad azione che mettiamo in testa poco va a influire su quello che sarà il rendimento adiabatico totale della trasformazione. Questo in testa alla nostra macchina, siamo costretti a utilizzare una ruota ad azione, non ci conviene utilizzare una ruota ad azione. Per quanto riguarda invece la sezione terminale, soprattutto in impianti dove si ottiene molta potenza e questa potenza la si ottiene andando a elaborare grosse portate massiche di vapore, quindi grosse portate massiche, grossi volumi che abbiamo nella parte, grosse portate volumetriche, enormi portate volumetriche che abbiamo alla fine della linea di espansione, può succedere che le portate diventano così grandi che in realtà non riusciamo più a smaltirle in un singolo stadio. Perché?
perché la portata volumetrica che noi smaltiamo dipende fondamentalmente da quanta sezione di passaggio riusciamo a costruire e da che velocità meridiana vogliamo avere in quella sezione di passaggio. Troppa velocità meridiana non possiamo averne perché è tutta energia cinetica che si perde allo scarico, e inoltre se aumentiamo la componente meridiana della velocità, comunque stiamo facendo aumentare anche quella assoluta, e quindi probabilmente aumentiamo le perdite di attraversamento e peggioriamo l'efficienza dello stadio lo stesso. Troppa sezione di passaggio in realtà neanche possiamo darla. Io qui vi ho rielaborato, riportato una slide, forza centrifuga, la forza centrifuga che agisce alla radice di una pala non rastremata, questa volta fissata la sezione della pala, la velocità di rotazione. In genere noi abbiamo a che fare con macchine dove la velocità di rotazione è fissa, omega è costante. Questa dipende in realtà sia da B che dal diametro medio della girante. B è l'altezza della pala e D è il diametro medio della girante. La sezione di passaggio, l'abbiamo detto prima, è, c'è niente da fare, è pi greco, diametro di mezzeria per B. Quindi in realtà neanche possiamo andare a spingere troppo sulla sezione di passaggio, perché altrimenti otteniamo delle forze centrifughe che non sono delle sollecitazioni che non riusciamo più a reggere con i comuni materiali che andiamo a utilizzare per le nostre pale. Quindi c'è un limite di non solo c'è un limite di portata inferiore per lo stadio di una turbina, ma esiste anche un limite di portata superiore. Questo fa sì che già con un impianto di 600 MW operante a 3000 giri minuto, vedete, la portata dovrà essere smaltita. Non dovremo solo avere dei corpi che operano in serie, in successione, ma che operino anche in parallelo, perché con un singolo corpo di bassa pressione, ad esempio, non ce la faremo a smaltire tutta quanta la portata volumetrica prevista da questo tipo di impianto. Quindi alla fine gli impianti a vapore sono effettivamente impianti che comportano delle architetture piuttosto complesse delle nostre macchine e tutta una serie di problematiche notevoli da risolvere, che arrivano appunto. Troviamo un po' di tutto questo tipo di impianto. Ok, facciamo ragazzi 5 minuti di pausa come al solito.